in the cracked up pavement, dandelions grew like a vow from a world that wouldn't let us down. On an empty schoolyard, the summer was new. We talked about bands and ways to leave this town. We laughed and lied, debated and confided, tried to fake it to get by. Back at Johnny's house, his folks were out. White lightning struck like a golden blade. Everyone went crazy. Everyone was there that night. A grown-up kissed in a twilight haze. We thought we'd had it. Damn, I'm sure we did. Have we let it slip? Ben ritrovati sul canale Io Emanuele. Oggi un video breve casalingo, come altri ne avevo già fatti riguardo ad esempio le riviste vintage dedicate al cinema, vi lascio il link in descrizione, ma oggi parliamo di libri, libri particolari, libri musicali, come sempre una selezione di uscite editoriali che hanno colpito il sottoscritto e quindi voglio fare questa sorta di carrellata in mezzo alle quali sicuramente, in mezzo alla quale ci sarà anche qualche idea, qualche suggerimento per un vostro futuro acquisto o sicuramente un futuro recupero. E allora benvenuti e ben ritrovati. Allora, è bene chiarire subito che questa è solamente una selezione di libri acquistati dal sottoscritto, libri che ho ritenuto interessanti, è la parola giusta. Quindi non è una selezione dei migliori artisti, i migliori libri, le migliori biografie, il miglior autore. Quindi state tranquilli, è solamente una selezione personale. Altri libri non sono riuscito ad acquistarli, li acquisterò anche di seconda e terza mano. Altri non ho ritenuto interessanti in questi ultimi anni acquistare. Quindi è solamente una selezione del sottoscritto, personalissima. E allora,
ve li illustro velocemente, ovviamente non voglio dilungarmi su ognuno, ma ci tengo ad esempio a farvi vedere questo bellissimo libro sulla musica indipendente inglese tra l'80 e l'88, un libro sostanzialmente fotografico, bellissimo. E qui ci sono anche gli Smiths, Morrissey, ovviamente Jesus and Mary Chain e tanti altri. E Seen in Between, eccolo qua. Considerate anche un libro musicale, anche questo di Oldenaccio, sul compianto Elliott Smith, cantautore americano, un fumetto da avere assolutamente, con molte citazioni, questo qui. Il mitico John Peel, il più grande DJ della storia, diciamo così, è una biografia molto bella, molto emozionante. Frank Zappa, è come non poter conoscere, approfondire il genio di Zappa, altrettanto è Love Supreme, il disco capolavoro di John Coltrane, e poi i padri dell'elettronica, i Kraftwerk, questo splendido libro di qualche anno fa, l'opera completa dei Beatles, dove ci sono tutte le canzoni realizzate dai Beatles, tutte ovviamente approfondite, la storia della canzone, curiosità incredibili, tutta l'opera completa. Una biografia di Rod Stewart, il grande Rod, e poi la Creation Records, la storia di Alan McGee, fondatore di questa etichetta epocale per la musica britannica, e ancora un altro libro importantissimo, American Punk Hardcore, oppure i due libri del grande Julian Cope sulla musica giapponese, e questo è un libro veramente leggendario, Krautrock Sampler. Julian Cope, grande studioso, grande conoscitore della musica krautrock tedesca, questo è un libro che veramente a cui sono molto affezionato, un libro che tutti dovrebbero avere per conoscere le radici di tanta tanta musica. E poi ovviamente i Cramps, altra formazione indimenticata, una biografia di Neil Young che non guasta mai, di un altro mitico e seminale artista, così come quella dei Ramones, e poi dentro anche Nick Hornby, che col suo Alta Fedeltà ha smosso un po' l'interesse verso un certo tipo di musica, quella che ancora si faceva con la cassettina, e una certa attitudine nerd alla catalogazione di dischi e di vinili. E qui ecco, c'è una sorta di spin-off di Alta Fedeltà. Poi questo è un libro più recente, Sweet Dreams, la storia del movimento New Romantics, in cui sono inseriti anche grandi artisti, da Bowie, Adam Ant, Sade, Culture Club, Eurythmics, Viva Albertin, qui parliamo ancora di punk britannico. Questo è l'ultima testimonianza dell'indimenticato Mark Lanegan, Devil in a Coma. Un libro in lingua inglese e che poi è stato fortunatamente tradotto, questo di Prince, assolutamente anche qui da avere, un libro del grande genio, anche lui prematuramente scomparso. Altro libro epocale, quello di Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, su tutto il movimento post-punk in questo periodo fondamentale, epocale. Per chi ha amato i Galaxy 500 e la persona di Dean Wareham, poco conosciuto, ma un libro bellissimo. E ancora, di Bowie, qui ne abbiamo tanti. Altro libro che, insomma, ci sta bene qui dentro, da questo tratto anche un film, Jack Frusciante uscito dal gruppo. Ancora Nick Hornby,
un libro dei tanti di poesie di Patti Smith e poi Jim Morrison. Questo mi sembrava uno dei più interessanti, sterminata bibliografia dedicata ai Doors e a Jim Morrison. Altro libro importantissimo, fortunatamente tradotto, Il sogno inglese, i Sex Pistols e il punk rock, del grande John Savage. Qui ancora Bowie. La storia di Ian Curtis e Joy Division. Vedrete che troverete un Ian Curtis sicuramente differente da quello molto spesso descritto da tanto giornalismo così. Il confronto padre-figlio tra due grandi e sfortunati artisti, Jeff e Tim Buckley. Anche questo è un libro assolutamente da leggere e magari da avere. La storia della Rough Trade. E poi, come per John Peel, se parliamo di grandi, uno dei più grandi giornalisti rock, leggendario Lester Banks. Altro libro importantissimo da avere è il grande Michael Hazerad, ovvero sia la scena della musica indipendente americana nel decennio 81-91. Please Kill Me, anche qui, grande Lex McKill. E poi qui c'è una celebrazione referenziale al sottoscritto, qualche libro da me realizzato con Alessandro Bonini, una serie di guide e poi tributo a Bowie e a Aretha Franklin all'indomani della loro scomparsa. Quello che è successo giorno per giorno nella storia della musica, Rock Babilonia, tutti i vizi, i decessi, le trasgressioni, una bellissima storia delle Supremes, un libro inglese molto bello, così come questo scrapbook di Stevie Wonder che ha la sua età, e ancora lo spazio dedicato a Morrissey e agli Smiths, un artista che amo tantissimo. Eccolo qua, un po' di tutte le salse. Questo invece è un libro meraviglioso di Rizzoli, un'edizione incredibile, un libro sugli Smiths, fotografico, pazzesco, che vi consiglio magari di recuperare. E poi, come non citare, Pete Frame, il grande realizzatore di alberi genealogici. Qui ci sarebbe da fare un video a parte, questi Rock Family Trees. Lui ha scritto la storia del rock, della musica, attraverso gli alberi genealogici che ormai hanno fatto storia e leggenda incredibili. Questi si aprono tutti, sono vari volumi. Guardate la scrittura piccolissima, precisa. Pete Frame, se volete fare un bel regalo. E poi due libri, a me le guide enciclopediche non piacciono molto, ma queste qui di Martin Strong sono tra le migliori in assoluto. Il grande rock, le discografie dei gruppi rock, guardate, sembra una sorta di Zanichelli. E poi qui, questo è stato fondamentale per me, la grande discografia della musica indie. Libri bellissimi, anche se ovviamente non sono più aggiornati, ma se volete veramente dedicarvi o avere in casa una sorta di dizionario, diciamo così, discografico, questi di Martin Strong sono tra i consigliati dal sottoscritto. Poi voglio chiudere così, con questo libro dedicato al mitico locale da cui è partita tanta musica, il CBGB. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale. Ciao!